Dopo il successo di venerdì scorso siamo ancora qui collegati dal Catino Caffè di Battipaglia in questo aperitivo interessantissimo dove Tony Catino propone musica e divertimento. Andiamo a vedere cosa sta succedendo all'interno del locale. Direttamente da uno dei tavoli più interessanti del Catino Caffè intervistiamo un bravissimo ragazzo, il signor Mattia Giordano. Che Mattia, cosa ci vuoi dire di questa serata? No, niente, sono venuto a trascorrere una bella serata in, giusto per passare il tempo. All'insegna dell'alcol. Per il post serata, diciamo, questo è il pre-serata. E nel post serata cosa farai? Nel post serata è tutto da vedere, Attenzione Matti, che per niente l'intervista poi la vede mamma, tutto da vedere cosa? No, niente di illegale. Tutto legale? Sì. Va benissimo. Invece ragazzi, voi come procede la serata? Tranquilla. E cosa avete intenzione di fare? No, ho bevuto una cosa analcolica. Analcolica? Sì. E poi tornare a casa a dormire. Va benissimo, lui ha fatto proprio l'intervista per farla vedere alla mamma, proprio naturale. Invece lui, passivissimo, insomma. Che devo dire? Tu dopo serata con Giordano? Sì, sembra. Ah, ok, quindi tu non dici che vai a casa a dormire, dopo serata con Giordano. Perfetto, assodato. Va bene, andiamo a vedere cosa sta succedendo in giro. Intervistiamo adesso il DJ che anima questa serata, DJ Gerardo Verriola. Gerardo, cosa ne pensi della serata? C'è abbastanza gente rispetto agli altri venerdì e spero che venga ancora. Gerardo, in che maniera ti stai dissetando, Tony Catino? Cosa stai bevendo? Coca-Cola. No, ma per rimanere lucido, così non sbagli pezzi? Sì, è normale. O perché proprio tu non bevi? No, di solito non bevo, però avevo voglia di una Coca-Cola. Vabbè, diciamo che preferisci suonare come Dio comanda, così il signor Catino non ti sgrida. Sì, da lucido. Intervistiamo il percussionista Vida Loca, uno dei percussionisti, devo dire la verità, uno dei più bravi che abbia mai sentito. No, non esagero, sono sincero. Cosa ne pensi della serata? Dobbiamo rifare l'intervista perché purtroppo Gerardo con la cassa. Gerardo, dai! No, vabbè, una bella serata, cerchiamo di portare un po' di musica sana alla gente che ci ascolta, perché ultimamente non si ascolta più musica sana, ma si ascolta musica del momento. Cioè, ascolti brani che sì, sono ascoltabili, ma di musica ce n'è poca. Tenete conto che musicisti oppure persone che fanno questo per campare, che vivono e tutto quanto di musica, è un po' complicato poi cercare di portare un po' di musica sana alla persona. In che maniera ti stai dissetando, Tony Catino, stasera? In che maniera? È una bella maniera, in pratica. Stai bevendo, quello è l'importante, dai. Dai, mi sono fatto un cocktail perché a mezzanotte faccio 27 anni, mi sto facendo un po' vecchiotto. Quindi... Tanto hanno dato che le mani vanno da sole, quindi non hai problemi. Tranquillo. Va bene, speditissimo, va benissimo, grazie. Yeah.
Siamo collegati da un bel tavolo di ragazzi. Ragazzi, vi state divertendo? Sì, sì, è proprio una bella serata. Lui già ha preso la cazzata dalla fidanzata, che ha detto che non doveva essere intervistato. La fidanzata ride in maniera divertita proprio. Cosa ne pensi della musica? La musica è una bella cosa, è una bella... Aspetta, fammi capire un attimo, fino a mo' cosa hai bevuto? Niente. Aspetta, perché la mamma la vede l'intervista, così ti metti un attimo al sicuro da eventuali punizioni. No, no, non ho preso ancora niente. Acqua naturale, caffè, a posto. Eccolo qua, sta qua. Benissimo. Tu invece, come sua fidanzata, cosa pensi? Di cosa? Di lui. Che vuole essere sempre al centro dell'attenzione. Egocentrico. Boia, però ci sta, è un bello guaglione. Non sei d'accordo? Sì, sì. Meno male che è il tuo fidanzato, quindi siamo d'accordo almeno su questo. Ragazzi, voi single. Ma fai presentazione su Facebook allora. Tanto sono due bei ragazzi, lo possiamo fare. Vediamo un attimo. Nome e cognome? Josef Senesi. Aggiungetelo su Facebook, tantissime, mi raccomando. Come le preferisci, bionde more? Com'è? Com'è? Però no, così no. Le fa una distinzione almeno. È bionda allora. Bionda, se 50 e 50 ha deciso bionda. Tu invece, nome e cognome? Michele Citro. Bionde o more? Bionde. Bionde, tutte vanno per le bionde. Vanno per le bionde allora. Cosa avete bevuto fino adesso? Caffè. Io però siete buciardo forte, Non è senso che avete una copertura o caffè. Cosa avete intenzione di bere? Per me niente al momento. Sempre perché mamma vede l'intervista? No. Tu invece? Lui addirittura, diglielo, sono nel bel mezzo. Ha attaccato il telefono direttamente. Tu ancora caffè? Sì, sì, macchiato. Macchiato. Quindi i ragazzi sono per il caffè. Vabbè ragazzi, grazie mille e buona serata. Siamo ancora al catino, collegati con Alessandro Santoro. Penso che non gli debba fare nemmeno domande perché lui va spedito. Alessandro, vai! Ragazzi, buonasera, questa serata è fantastica, te lo giuro. Tony, non ho mai avuto l'emozione di vedere un Pasquale così pronto e così preparato in questo campo. Hai scoperto un mito per tutti noi. Grazie, Tony. Cosa hai bevuto fino adesso? Ancora niente. Però hai intenzione di bere parecchio? Sì, per far vivere al DJ, al batterista e a tutta il pubblico di Battipaglia grandi emozioni. Pensate che ancora lucido e già ragiona così. Oggi cosa hai fatto al torneo? Abbiamo perso contro due signori che avevano 20 anni in più di me, però sono stati dei grandi. Purtroppo noi fumiamo e beviamo e abbiamo il fegato spappolato. Intervistiamo il compagno di squadra. Il compagno di squadra di Santoro. Santoro, del mese, com'è? Com'è che hai perso oggi al torneo? Guarda, purtroppo ci sono delle cose che nella vita vanno male e quest'oggi hanno infierito sul mio... Non sei tu, hanno infierito sul mio compagno di squadra e hanno sempre schiacciato su di lui e io purtroppo... Quindi la colpa è tutta di Santoro? No, ma ho stato io prima a sbagliare e poi in secondo è stato lui. Entrambi siete stati scarsi, siamo scarsi, però confido in te nella vittoria finale di questo torneo. Magari lo speriamo, dai. Cosa pensi di bere questa sera? No, questa sera bevo poco perché ho avuto l'influenza ieri, quindi un po' d'acqua mi mantengo sul mio, sono stato male. Io pensavo bevessi per dimenticare. No, ogni tanto si beve per dimenticare, però non vuoi dimenticare la sconfitta del torneo. Questa hai ragione, è vero, però non dimentichiamo. Vabbè, grazie. Buona Luca. Serata. Ciao. Il signor Andrea prima si era intromesso, forse voleva essere intervistato. Andrea. Innanzitutto ho visto la partita dei ragazzi e purtroppo sono stati umiliati da signori di 20 anni più grandi di loro. Però li abbiamo tifato fino alla fine, non fa niente, dai. Tutta esperienza. Tutta esperienza, sì. Loro zero esperienza purtroppo. Zero del me, zero. Cosa bevi stasera? Ma siamo andati a farci un giro, vediamo un po'. Quel vediamo un po' mi preoccupa, Andrea. Vediamo. Adesso andiamo a fare un giro da Catino, al signor Catino. Va bene, buona serata.
dovevamo intervistare una signorina che si chiama Greta, però purtroppo si è rifiutata, quindi intervistiamo l'amica. Roberta, cosa ne pensi della serata? Non pensi? Molto bella. Sei appena arrivata? Sì, sì. Cosa hai intenzione di bere? Un'estate. Vabbè, perché l'avete mamma all'intervista, quindi non vuoi far sapere niente. No, non bevo alcol. Va bene, non ci crede nessuno. Greta! Greta, vuoi intervenire un attimo per piacere? No, perché Roberto ha detto che non beve alcol. Almeno non beve alcol. Tu invece? Tu invece? Yeah! Vai, vai, solo se bevi alcol, sì o no? No. Non beve alcol, nemmeno lei. Stasera non c'è Tony, ma c'è Fabio. Non siamo autorizzati a fare interviste. Il titolare non sei tu. Stai in ferie in Brasile. Io so che è andato a mangiare una pizza. Beato lui. Lui è Fabio, fratello di Tony Catino, proprietario del Catino Caffè. È di famiglia che non si lavora mai. Il lavoro è contro. Fatto già. Peppe, come ti trattano Fabio e Tony? Alto livello, alto. Peppe, non mentire. Tanto comando sempre io. Comanda Peppe. Comandi tu, Peppe. È normale. Ecco, subito abbiamo trovato chi intervistare, il signor Novello. Novello, cosa ne pensa della serata? Catino è il number one. Catino è il numero uno. Cosa bevi stasera? Acqua minerale, sto a dire. Non ti crede nessuno, Novello. Dai, cosa bevi? Abbiamo assaggiato in estate. Cosa bevo? Coca Zero. Benissimo, benissimo. Dove vai a ballare? A casa, mo sono tornato da Roma, quindi casa. Perfetto, relax. Ok. Domani la diamo. Buona serata. A Palmieri, vuoi un secondo qua per piacere? Cosa ne pensi della serata? Sicuramente bella come sempre, perché il Catino è sempre il bar numero uno di Battipaglia, va bene? Hai proprio esagerato? Sempre, sempre. Però... Cosa bevi stasera? Una birra. Una birra, tu non sei come Novello che... No. Una birra va benissimo. Benissimo, va bene. Siamo tornati in palestra. Cosa ci vai a fare, Palmieri? Cosa ci vai a fare? Siamo qui con le ragazze che lavorano al Catino. Ragazze, come vi trattano Tony e Fabio? Bene. Non mentire però, dici la verità. Non mento. Non menti. A te invece? Bene, bene. Facciamo le presentazioni, nome? Andrea. Jessica. Bel nome Andrea, non te lo dico per piacerti. Quindi Tony e Fabio vi trattano benissimo. Stasera si lavora? Parecchio. Come sempre? Sì. Vabbè. Le ragazze si divertono anche lavorando, è bello vedervi col sorriso nonostante lavoriate. Grazie. Di poche parole lei, davvero poche. È timida, subito le fa le accuse. Sei timida? No. Ha detto di no, eh? Impressione. Va bene, un saluto dalle ragazze timide allora. Si è concluso l'ennesimo fantastico venerdì qui al Catino Caffè di Battipaglia. Ci vediamo venerdì prossimo, ancora con l'aperitivo al Catino, ancora con 6 TV. Buon proseguimento.